uno spunto dalla parecchia di chi ti sa che abbiamo letto il Shabbat. Shabbat abbiamo letto un passo drammatico della storia ebraica. Ci troviamo di fronte a una delle più gravi colpe, il paradigma della trasgressione, l'idolatria. Eppure Mosè, il primo maestro, il primo rabbino di Israele, ha un atteggiamento ambivalente. Mosè, nel momento in cui il popolo trasgredisce, rompe le tavole. E stranamente, pur sapendo che sta portando le tavole e che nessuno vedrà quelle tavole, Mosè vuole portarle giù per spezzarle, per romperle, per fare un gesto eclatante, per dire a tutto Israele che quando il contenuto è sostituito dal contenitore, se la parola di Hashem rischia di essere pietrificata, mineralizzata, che diventa un monumento, un mito del passato, queste tavole bisogna romperle, bisogna avere il coraggio di prendere l'iniziativa e spezzare tutto per ricostruire qualcosa. Ma immediatamente dopo, nel momento in cui HaKadosh Baruch Hu vuole distruggere il popolo di Israele, e dice: questo popolo sono tutti peccatori, Mosè, e voglio far di te il capo del nuovo Israele, fatto solo da te e dalla tua discendenza. Mosè dice a Shem: se io devo scegliere se stare dalla tua parte o con il popolo di Israele, io voglio stare con il popolo, perché quella Torah che costruiamo insieme giorno per giorno, anche nella colpa, la costruiamo io, te, Kadosh Baruch Hu e il popolo di Israele. Perché Mosè vuole a tutti i costi che quella Torah resti dentro al popolo di Israele e non fuori al popolo di Israele. E quindi non cavalca, come ha fatto qualcuno, di diventare il salvatore dell'umanità, il salvatore del mondo, il buono e la lista dei cattivi, e loro sono tutti peccatori. Credo che la scelta di questa sera che ha fatto la Bib, io la vivo, la sento molto così. La Habib ha dato un messaggio alla sua comunità che le tavole, quando sono più pietra che contenuto, bisogna romperle. Che ora c'è una situazione in cui deve rompere le tavole e deve dire: non potete adorare soltanto i monumenti, le mura della scuola, le mura dei tempi, ma dovete metterci il contenuto tra queste tavole. Se questa comunità diventa una scatola vuota, un mito del passato, che cosa vediamo? Che cosa diamo all'esterno? Possiamo parlare solo di Shoah e di nient'altro. E farci soltanto possiamo soltanto farci compatire. Ma la Bib, dopo aver otto le tavole, ha voluto con solerzia stare in mezzo al suo popolo, stare con i suoi fratelli e dire: nonostante le trasgressioni, sto qui a parlare e a confrontarmi con voi. E questo credo sia un grande gesto, perché oggi cosa c'è che non va? Non va che un incontro come questo
è iniziato come se fosse un match. Sono girati oggi da ambo le parti dei messaggi, da tifoseria, da stadio, da osteria, in cui si diceva andiamo a dare addosso ai rabbini o difendiamo i rabbini da questi sporchi laici. Questa non è una dialettica comunitaria. Questa vuol dire che c'è una diffidenza reciproca. Vuol dire che ognuno guarda il suo proprio reticello e non c'è più quel concetto dell'Avat Israel. Ma soprattutto questo è l'approccio con cui oggi gli ebrei di una comunità vanno dai rabbinim, con un approccio vedendoli non come delle guide, non come dei maestri per fargli delle scelotte e per incastrarli ore, notte e giorno su domande di Allah, ma solo per contestarli, solo per strappargli un avallo. Allora, quando il rabbino si sente un gendarme, un poliziotto o un notaio compiacente che notifica un'iscrizione esclusivamente amministrativa della comunità, il rabbino si sente troppo svilito, non è più un rab, non è più un maestro. E allora mi piacerebbe vedere questo stesso pubblico, questi saloni delle comunità pieni, quando i rabbini fanno una lezione sulla Kashrut, sullo Shabbat, sulla Kashrut, o quando in comunità, e non solo quando si parla di questi argomenti. Oggi, con tutto il rispetto per il mio maestro Rabbi Segni, i numeri mi stanno sullo stomaco, non li sopporto, perché credo che noi ebrei siamo da sempre una sfida continua a tutte le statistiche di chi già 50 anni fa diceva: Padova non ci saranno più gli ebrei, a Venezia non ci saranno più gli ebrei. Eppure paradossalmente ci sono piccole comunità che hanno iniziato e sono tornati a fare miniane di Shabbat. Questo perché sempre, con questo non metto assolutamente in dubbio che senza i numeri non si fa miniane, che senza i numeri non si ha una scuola, parole sacrosante. Ma se noi restiamo così ostaggio di questa paranoia dei numeri che ci ha presa, quanti siamo, quanti saremo, credo che stiamo troppo dispendendo le nostre energie su questo fronte. E anche questo ci dice la verità che abbiamo letto: chi ti sa è Terosh Bene Israel. Quando tu conterai i figli di Israele, ogni volta che la Torah usa l'ordine di contarci, usa questo verbo, il verbo innalzare. Vuol dire che più che contare,
dobbiamo preoccuparci di alzare le teste, di tenere alte le teste di ognuno di noi e soprattutto noi ebrei, che sappiamo bene cosa vuol dire essere considerati dei numeri e portare dei numeri sul nostro corpo. Dobbiamo alzare le teste di ognuno, perché in ogni ebreo c'è una potenzialità, in ogni ebreo c'è un valore. Ma troppi ebrei, oltre a fissarsi sui numeri, usano questa questione del abbassamento demografico, usando troppo spesso questo discorso di un giur irriflesso, di un giur automatico che deve rimpolpare le liste della comunità. E questo è per prima cosa un disprezzo per il ghetto. Vuol dire usarlo ai nostri fini per dire fai numero. Il ghetto deve entrare dal portone principale e deve essere un ebreo di serie A come tutti e deve entrare in qualsiasi betta chiesa di questa comunità ed essere conosciuto come un Yehudi Kasher e non come un ebreo di secondo livello. Allora oggi per far questo la comunità deve capire che lui non è un problema del rabbino. Il gay non si scrive a casa del rabbino, il gay si scrive in una comunità. Il gay non è il figlio del rabbino, è l'unica persona per cui la Torah dice che amerai qualcuno come complemento oggetto è il gay. Anche il prossimo è scritto per il tuo prossimo, perché è scritto Ba'avatem et ager, vuol dire il ger che non ha una famiglia, il ger non sa dove può far pesa, dove può far shabbat. Allora la comunità, prima di chiedere un giur al rabbino, deve interrogarsi essa stessa e chiedersi: siamo capaci di amarlo come una parte di noi, come un pezzo della nostra famiglia, accoglierlo e farlo parte integrante della nostra casa? Allora solo se ci sono queste condizioni possiamo accettare un Dio. E smettiamola con queste etichette confezionate, pochi ma buoni, la limpiezza del sangue, sono concetti che con la Torah non hanno nulla a che fare. Cioè quando il Talmud ci dice che Gadol Mamzer Talmid Chacham mi Kohen Gadol Amaretz, è più grande un Mamzer che un Talmid Chacham che studia la Torah piuttosto che un sommo sacerdote ignorante. Vuol dire che non c'è filosofia più democratica di questa. Vuol dire che se tu vieni in un Beta Cresa e dici io mi chiamo Cohen e sono figlio di Cohen, ma che mi importa chi sei e come ti chiami, cosa fai tutti i giorni, che combini, cosa produci per la tua comunità. Allora anche un manzè che è un ignorante conta più del Cohen Gadol, perché c'è stato il capitalismo che ha detto un uomo vale per ciò che ha in tasca, è arrivato il marxismo, ha fatto la rivoluzione, ha detto no, l'uomo vale per ciò che è. La Torah dice
un ebreo vale per ciò che fa tutti i giorni. Che tu sei figlio di un rabbino, figlio di un Cohen, se c'hai il sangue blu, non me ne importa nulla, perché la Torah non ti viene per diritto naturale, è per sangue. E vogliamo forse parlare di Ruth. Ruth è colei che viene dal popolo più distante, più antitetico al popolo di Israele. È colei che non solo è l'esempio, il paradigma del Dio, è colei che è la madre del Bascia, colei per cui si dice che non c'è persona più vicina di un vicino, non c'è persona più vicina di un lontano che si avvicina, non c'è persona più lontana di un vicino che si allontana. Ruth è la persona più distante e diviene la persona più vicina che c'è. Ora, il problema della famiglia, un problema affrontato in modo drammatico alla fine della parasha di Balak. La Torah ci racconta che i Moabiti non riescono a distruggere il popolo ebraico attraverso i sottileggi, attraverso le magie, attraverso la diffamazione. E riusciranno a indebolirlo, riusciranno a scalfirlo attraverso commistioni sessuali. Finché la Torah ci racconta che si alza un Cananei, un uomo zelante del popolo israeliano, che è Pinehas, e trafigge con la lancia questa coppia. È uno dei passi più drammatici, più tristi della Torah. Tanto è che nei riti sefarditi la parasha di Balak non finisce lì, ma continua con la prima parte della parasha successiva. Ma Pinehas non possono esserlo tutti. Nessuno può sentirsi autorizzato a essere canaizzante come Pinehas. Per essere un Pinehas e trafigge un ebreo che fa una scelta del genere, bisogna essere betoch ben Israel. Bariakon Pinehas mi tochaida. Vuol dire che Pinehas è uno che sta talmente dentro, che vive la comunità talmente da dentro, che non può accettare che razza faccia così. Il Midrash ha molto sdrammatizzato questa storia della lancia e ha detto che cos'è Romach. Romach significa lancia, ma in realtà Romach sono 248, era Kiryat Shema. Allora penso che noi stiamo in un momento in cui ci vuole la rottura delle tavole, ma a tutti gli ebrei che si comportano come nella storia di Pinehas. La storia di Pinehas è una storia in cui l'ebreo che compie un'unione mista vuole legittimazione, vuole entrare dovunque, dappertutto, con tutti i crispi. Ma le letture sono due, c'è la lancia, ma c'è lo Shema Israel. Allora, credo che oggi anche noi che siamo più vicini alla Torah, bisogna trafiggere questi ebrei con lo Shema Israel. Bisogna fare di tutto affinché entri dentro di loro lo Shema Israel. Ma a volte dipende quanto è preconcetta l'altra parte. Allora non si devono sentire
emarginati, esclusi, questi, non c'è esclusione per nessuno, la comunità è aperta a tutti, non devono crearsi di questo un alibi, perché le porte del Shoah sono aperte a tutti. E quindi io un altro problema voglio sollevare. Questi ultimi anni, concludo, ci siamo concentrati molto sul tema dei diritti, quando circa 20 anni fa ci trovammo in un'aula magna della scuola dove era altrettanto piena come stasera. Ma non dobbiamo sottovalutare i figli di madre Ebrea che stiamo vivendo con troppa altrettanto superficialità, perché molto spesso i problemi ci sono anche lì sull'educazione ebraica, per cui bisogna vivere questa cosa con un discorso globale, ma soprattutto sforzarci di farlo in positivo e non soltanto in modo retroattivo e preventivo. Vuol dire educazione ebraica, vuol dire far vivere dentro la scuola non soltanto quantità di ore di ebraico, ma ricostruire un modo di pensare ebraico, un modo di vivere le cose del mondo in modo ebraico, dove la Torah non è solo un appendice, un ritaglio del tempo, qualcosa che aggiungiamo alla nostra identità che viviamo tutti i giorni. La Torah c'è sempre inserirsi nelle nostre teste, nel nostro cuore, tutto il giorno. E Ramazan ha detto con Israele, che non significa solo tutti gli ebrei sono garanti l'uno per l'altro, ma dice il Maharal di Praga che Arevim, la parola Arem, significa Euv, c'è un miscuglio. Vuol dire che in ogni ebreo c'è un pezzo di un altro ebreo, che se un ebreo soffre, tutti gli ebrei soffrono. Allora dobbiamo sforzarci tutti, dai Gracchi ai Lubavitch, a Guastar, ai Rubini, a sentirci tutti un pezzo dell'altro, perché Kadosh Baruch Hu, Israele e Eretz Yisrael sono un'unica e stessa cosa.